Buonasera ancora amici di YouTube, eccoci qua come promesso subito back to back, veloci andiamo a vedere quello che è uscito oggi, ossia il Corsair Report della stagione 1. Come vedete il giocatore copertina, ossia Kobe Bryant, è già, diciamo, ci guarda dall'alto, faccia l'anima sua e fa vedere un po' i contenuti e i premi che saranno oggetto in Season 1. Allora, vabbè, poi c'è sta una grande novità di quest'anno, che ogni partita che giocate sia offline che online vi grinderete FXP. Sei nato stronzo, eccola, e morirai peggio. Il giorno che ti ammazzi, minchia, se festeggio. E quasi taglia. Ah, pure. E beh, che fai? Non lo spari una donna orgasmo così, H. E già è dura, se già lo so, sta. Porco Dio, ve lo metto a 10 euro. Quando devo registrare ve lo metto a 10 euro. Allora, riusciamo? Devo disattivarlo? Cioè, si può disattivare? No, raga, non so come si fa. E allora, tornando a noi. Allora, per quanto riguarda la mia carriera, c'è questo simpaticissimo Season 1 con tutto il Mamba qua, col pelle del serpente. Bellissimo. Allora, per quanto riguarda la carriera, e vabbè, solito ti fa tipo un mini discorso per quanto riguarda il Season Pass. Vediamo un po'. Quest'anno i percorsi di progressione stagione sono uniti. Quest'anno la grande novità è che il pass del My Team e il pass della carriera sono uniti. Quindi se fai livello 40 sulla carriera, lo fai anche nel My Team e pensa anche viceversa. Per quanto riguarda, diciamo, la mia carriera, e man mano che accumuli XP, diciamo, aumenti, diciamo, il livello, come al solito, Season Pass. E ci sono i premi che sono usciti, come avevo fatto vedere prima. Al livello 30 mi sembra che ci sia la mascotte. E c'è anche il pass a pagamento quest'anno, quindi se pagate un tot vi danno sia roba per il My Team che roba per la mia carriera. Hanno detto però che per quanto riguarda il My Team ci avrete Giannis Rubino, molto molto utile, però boh, non lo so, tocca vedere se è worth. Perché hanno detto che non avrete vantaggi in game a livello di animazioni e robe di questo tipo per quanto riguarda l'omino. Quindi se non avete vantaggio è solo, penso, per roba secondaria. Quindi non lo so se sia worth. Penso, una domanda a voi chat, ma se tu c'hai il 15% di XP, per chi va per la top, la top 10, conta sta cosa? Cioè, nel senso, ti serve? Per il drip lo so, immaginavo che sia worth. Che cazzo è, raga? Oh, sveglia, ma sta a dormire, porco Dio. Che cazzo ne so io della carriera? Mi date una mano, porco Dio. Ma magari crepate voi la carriera di merda, porca la madonna. Ci sta qualcuno che fa la carriera di ostracane? Che cazzo me ne frega a me, che cazzo ci arriva a livello 40? Porco Dio, c'è qualche tipo di perk per i badge? Ah, grazie, meno male, qualcuno si è svegliato. Credo male, se mi setti un badge a oro non può scendere mai sotto quel tier. Ah, ok, quindi tipo per blocca il badge. Che cazzo è sto setter di merda? È un cane? Dio Cristo. Manca a far rispondere a Diego, che non ci capisce meno di me. Che cos'è sta roba? Io pensavo fosse una cosa inutile, però di solito livello 40. Oddio, hanno dato sempre roba inutile, quindi non mi aspettavo che, diciamo, Kyrie Irving, cioè, nel senso, per il My Team, non so che cazzo, sarà una cosa simile. Quindi, boh. Alieno 40, istante di onore, ma se vuoi davvero metterti la prova, partecipa all'evento, diventa un professionista in game da 2K League a partire del 18 ottobre. I giocatori possono competere in porte 5v5 e qualificarsi per l'ingresso nel giorno di draftano. Tra Season 1 si svolgeranno il 12 e 13 ottobre, alle 16, vabbè, ci sta per chi vuole diventare un 2K player. Occhio che i riflettori sono puntati per queste date, 14 e 15. E poi format 3v3 nella stagione 2 riprenderà il 21 ottobre. Quindi 5v5 per la Season 1 e 3 contro 3, perché nella 2K League c'è anche la sezione 3v3 che è spettacolare, mi fa volare. Quindi è diventata comp pure il 3 contro 3, quindi per i pro e mari vi ricordo che al momento anche il 3v3 è diventato comp. Ora andiamo a noi. Piccola parentesi, mi sono sfogato la chat. Allora, livello 40 è Kyrie Irving. Quanto sarà buono Irving? Non lo so. Di solito la diamante di Irving all'inizio gioco è sempre buono.
perché uno dei pochi può tirare, mi aspetto un jump shot decente, non troppo veloce ma neanche troppo lento, e quindi cartellini interessanti ci avrà sicuramente, quindi assolutamente il primo pass è sempre buono, non si sbagliano mai. Certo, Steph e altri, Carmelo, quelli vecchi, un evidente che stiamo sempre andando verso il basso, però quello è, ce lo danno, che quanto prende. E inizia, ci danno subito il free agent di LeBron James appena con l'accesso. Addirittura c'è un discorso per quanto riguarda il free agent di LeBron che andremo a assolutamente scavalcare, che questo potrebbe essere una buona idea di prendere tutte le carte presenti. Per avere Brandon Roy servirà Kyrie Irving, che è livello 40. Andare a prendere in Unlimited Julius Randle, se rifanno come hanno fatto quest'anno, dovrebbe stare intorno ai 6.000 punti. E... sì, più o meno. Non so, non penso ci sia di nuovo il 12-0, quindi... Clutch time a 50, Wally Zerbiak. E clutch time quindi confermata anche online, 50, Bruce Bowen. 100 win in di triple threat offline, questo sarà piuttosto a Lonzo Morning. 50 win reward David Wesley, sarà un nano che dovrebbe diricchiare le 50 cop easy. Ruby Isaiah Ryder, vi ricordo, in cop ci sarà il matchmaking, anche se non avete il trio vi dovrebbe accoppiare con uno, quello è anche in anche nella carriera hanno, diciamo, hanno migliorato il matchmaking per tutte le modalità, sia che sia carriera o my team, quindi ci sono questa è una cosa buona. Poi token market a 40 token, la metiste Tom Gugliotta, 20 token Daryl Griffith e lo Zaffiro a 10 token di Franz Wagner. Questi penso si prenderanno semplicemente giocando. E poi tutti i livelli season reward che si arrivano a Caribring, ossia quelli di solito sono tutti scarsi, ve li dico. C'è la metiste Magic, Ruby di Bradley Beal, Zaffiro di Vladi Divas, Sam Smeraldo e Jordan Clarkson, come dicevano qua nel corso del report. Quindi ti fai il pass e tutte le modalità principalmente. La cosa positiva che non stanno dando è la reward Roy, non è casuale, nel senso non bisogna cercare di prendere, come si dice, il giocatore casuale nella cassaforte, roba del genere, che era la mia grande paura. Quindi questo da una parte mi rincuora, quindi tutti avremo Brandon Roy se giochiamo. Un'altra cosa mi puzza che la carta non sia così tanto forte, perché sappiamo che 2K, quando una carta è più casuale, è più rara, di solito è più funzionale. Quindi questa è l'unica critica che viene da fare. Poi ci sono al day one 4 collezioni. C'è la Metista, Jason Tate, un Chris Webber e Clay Thompson come ricompensa della raccolta 2K Day, che all'inizio è un evento. Alla faccia di una... Sono a tempo per fare il testamento del pass, ma è fattibile, Roizzi. Ma che sta Dio. Hai idea di cosa abbiamo fatto per Julius Erving? Quel pass me lo scopo in un giorno. Ma che cazzo ci vuole a fare? Scusami, 50 TTO le fai in 3 o 2 ore. Le TTO off saranno toste, ma l'altra volta ce ne chiedevano 250. Mo so 100. Calcolo, le prime sono a rookie. E poi che cazzo ci sta? L'unlimited. Se vai dritto, cioè metti 4 ore. Sì, Roy. Una settimana e devi aspettare di fare i Kyrie Irving, penso che sarà la cosa più lunga, spero, da grindare. Roy arriverà, penso, a metà season, già ce l'ha in saccoccia Roy. Easy, ma proprio easy, cioè proprio mi ci posso giocare, non lo so, 20 euro. Metà season, a meno che non fanno il passo difficile da fare, e allora si potrebbe complicare. Cioè, io stavo grindando 3 giorni fa, raga, cioè manco... Cioè non è... Cioè, non siamo. Cioè, di che stiamo. Cioè, calmiamoci quando si dice che io non grindo. A me è roba che serve la grindo. Mi andavo di prendere il box a cavallo tra agosto e settembre. Eccolo qua. L'avevo detto e lo prendevo. Questi sono i 3 che usciranno al day one. Allora, così a occhio, Clay Thompson sarà tipo scarso e tirerà bassa. Però potrebbe essere utile. Webber potrebbe essere più interessante di Tatum, ma anche se Tatum mi sembra che. Può essere che l'hanno mezzo rimodellato, quindi a occhio e croce la sicurezza è Webber, però il migliore potrebbe essere Tatum. Ora andiamo a vedere le 3 collezioni che ti danno la Tatum, ti danno All-Horford, che di solito è un cagone. John Stockton per me non si muoverà. Rip Hamilton di solito non è buono. Poi Zaffiri
forse Red. Perish non tira ed è anche nano. E Jameson, se può fare la piccola, ma gli hanno cambiato il rilascio l'anno scorso, non so se gli le danno buono, potrebbe fare potrebbe essere molto molto scarso. La Friends è già overall troppo basso, però di solito è buggato. E Oro Marbury, questi manco li guardiamo. Poi invece per quanto riguarda Chris Webber, abbiamo Jason Williams, che di solito è una delle carte peggiori del gioco. Paul Pierce, sono 4 anni che non ha un buon jump shot. Stessa cosa per Ewing, però è il day one, quindi potrebbe essere addirittura utile. E Maggiordormo, in che senso Maggiordormo, caro? Non ho capito. Maggiordormo che cazzo significa, caro Zaffiro? Che cosa sto leggendo? Ma chi ha tradotto sta roba? Devin Harris potrebbe essere un grande shooter. Hibbert è la hit probabilmente di questa collezione. Richard Jefferson, Smeraldo, sì, era buono se era Rubino, di solito lui lo... Richard Jefferson lo devi mettere 3 categorie dopo, perché di solito è scarso. Peccato Michael Cooper fosse stato almeno Zaffiro, sarebbe stato buono. Poi il resto non lo leggo neanche. Vediamo quella di Clay. Abbiamo Andrew Bogut. Andrew Bogut potrebbe essere buono, se lo fanno bene. Larry Johnson, male. Ron Artest, l'ultimi Artest che sono usciti non era male. Se lo confermano come quest'anno, anche solo un terzo in animazioni hanno caricato, potrebbe essere il migliore di tutti, probabilmente, così a occhio. Ma domani vedremo. Ma ho fiducia in Ron Artest. Leva grassa in Zaffiro, vabbè. Tony Kukoc. E Tony Kukoc, il rubino, quest'anno era forte. Gli hanno levato un overall, vedremo. Anche se siamo in presenza che non ci sono neanche i pink, quindi potrebbe essere buono pure uno Zaffiro all'inizio del gioco. Per il resto, mi sembra tutta merda. Luis Cole, Chapman, un po' troppo basso di overall. Fosse stato Zaffiro, poteva essere il giocatore chiave di questa collezione. Quindi 94, per raggiungere Shackle dovrai guadagnare e completare 6 collezioni di percorso leggendario che saranno disponibili nelle prime settimane nella mia squadra. E saranno tutte così, alcuni dei quali ottenibili direttamente tramite agende. Se acquisisci tutti questi giocatori potrai completare la tua collezione e guadagnare ametista. Quindi alcuni sono anche ottenibili tramite grind. Quindi è un mix di... Ok, quindi Shack si avrà se shoppate in più grindate. Diciamo è tipo come hanno fatto quest'anno. Bella scammata. Questi sono i premi di Season 1. Con Kyrie Irving e tutti quelli che arriveranno per prendere Brandon Roy. Vedo un worth interessantissimo. Veramente poco interessante, però almeno è grosso. Non tirerà mai, però. Da un discorso offline che riguarda Roy è un discorso un po' più complicato per quanto riguarda invece Shaq, che è sia grind che il buon Shaq. Questo qua. Quindi, regà, questo è quello che ci hanno detto. Penso proprio che Shaq sarà superiore decisamente al buon Roy. Quindi, regà, questo è quello che ci danno. Arrivano intanto notizie sconfortanti per quanto riguarda la carriera, che però tratteremo in un altro video. Grazie, regà, per aver visto questo video. Ci rivediamo alla prossima.